Ma voi vi amate? Ma è un'intervista. Se Barbara avesse visto Marco con questi capelli, probabilmente l'avrebbe lasciato immediatamente. Questa è la parrucca, in realtà. Questa è la parrucca, non è Francesco Scianna. Sulla domanda che hai fatto, io non risponderei, lascerei rispondere lei perché si arrabbia se io dico che stronzo, non è vero. Quindi no, diciamo, no, diamo una... perché questa è l'unica possibilità che avrai di farlo, quindi... Allora, lui la ama profondamente. Il problema è che in questo momento della sua vita, secondo me, lui ha delle difficoltà, si sente un po' in prigione, ma non è colpa sua, è che è un uomo... C'è una sorta di relazione con la realtà. Cioè... che ti senti lievemente schiacciato. Sento lievemente schiacciato da questa presenza che... comunque non gli consente di fare quello che lui ama veramente oltre a lei, cioè giocare a calcio storico. Ovviamente c'è anche il bambino. Comunque penso che sia una crisi che un uomo può vivere con una coppia, e appunto nel momento in cui si sposa dopo tanti anni, perché secondo me 10 anni che stanno insieme. Addirittura. Nasce e prendi, vabbè, però. Ok. Siamo sposati da circa 2 anni. Cioè, tipo la prima fidanzata della vita. Sì. Comunque. Beh no, la prima sono 20 anni, ho avuto anche io, ma non che vuoi, cioè io sono giovane, no, giovane. E quindi niente, però si amano profondamente. E lei è meravigliosa perché alla fine lascia. Alla fine, giustamente, no. Perché comprende che gli non lascia puoi, fare quello che è. Perché distruggi la coppia, cioè appunto se non permetti alla il vero amore. Persona di essere, cioè di fare quello che lo rende felice. Poi è chiaro che rimane la paura o la tensione o l'ansia, appunto, che lui non torni a casa o che gli succeda qualcosa. Questo è normale quando una è madre anche. Vuoi baciare lo sposo? No. Non da cambiare.